Vediamo i risultati sperimentali di un primo esperimento eseguito con l'apparecchio di rotazione. Abbiamo utilizzato il mandrino di raggio 9 mm, quindi quello più grande, e abbiamo appeso al filo una massa in caduta, quindi pesetti in caduta da 30 grammi totali, formati dal portapesi da 10 grammi più il dischetto rosso da 20 grammi. Sull'asta abbiamo posto due dischi d'acciaio da 100 grammi l'uno, più i portapesi, ciascuna coppia di portapesi sono 5 grammi, quindi abbiamo 105 grammi sia a destra che a sinistra, posti a una distanza dal centro di 20 centimetri, la distanza tra l'asse di rotazione e il dischetto d'acciaio. L'asta è lunga 60 centimetri e la sua massa è di 47,5 grammi. Abbiamo fatto ruotare l'apparecchio di rotazione tirato da questa forza che è la tensione del filo per 8 giri, stando attenti che i pesetti in caduta non arrivassero a terra nel frattempo, perché altrimenti il moto smetterebbe di essere circolare uniformemente accelerato e diventerebbe uniforme. Abbiamo visto che i pesetti toccano terra dopo gli 8 giri. Con questi dati sperimentali vogliamo stimare teoricamente quanto tempo durano gli 8 giri e poi confrontare il valore teorico di questo tempo di rotazione con il valore misurato sperimentalmente con i cronometri. Partiamo dalla legge di Newton rotazionale. Il momento torcente totale è esercitato dalla tensione del filo che agisce con un braccio pari al raggio del mandrino, quindi questo momento torcente è R per F. La tensione del filo F la approssimiamo, come abbiamo detto in uno dei video precedenti, con i pesetti in caduta, quindi il peso di questi 30 grammi, che corrisponde a 0,294 newton, quindi dobbiamo moltiplicare 0,294 newton per 9 mm. Il risultato è il momento torcente da 2,65 per 10 alla meno 3 newton metri, un valore piccolo naturalmente perché i pesetti sono leggeri e perché il raggio è soltanto di 9 mm. Questo momento torcente produce un'accelerazione angolare all'apparecchio di rotazione che dopo andremo a calcolare con la formula inversa. Prima però ci serve di calcolare il momento di inerzia del sistema, che è la somma del momento di inerzia dell'asta e quello dei due pesetti, dei due dischi che sono stati agganciati qua. Il momento di inerzia dell'asta lo calcoliamo con questa formula che conosciamo. Quindi un dodicesimo per la massa dell'asta, 47,5 grammi, per la lunghezza dell'asta, 60 centimetri al quadrato. Alla fine otteniamo questo risultato, che è un momento di inerzia molto piccolo perché comunque l'asta è leggera. Poi calcoliamo il momento di inerzia dei due pesetti. Ciascun pesetto, ciascun disco, ha un momento di inerzia che si calcola moltiplicando la sua massa, quindi 105 grammi, fermapesi compresi, per la distanza dall'asse di rotazione D, che era di 20 cm al quadrato. Quindi questa è la massa di ciascun peso, questa è la distanza dall'asse di rotazione al quadrato, poi per 2 perché i pesi sono due, disposti simmetricamente a destra e a sinistra dell'asta del centro. E quindi il risultato finale è questo valore, che è un valore maggiore di quello dell'asta. Questo significa che i pesi, la coppia di dischi, ha un momento di inerzia superiore a quello dell'asta. Il momento di inerzia totale del sistema è la somma di questi due valori e quindi è questo valore qua. Adesso, con la formula inversa, troviamo, della legge di Newton, troviamo l'accelerazione angolare, dividendo il momento torcente che abbiamo calcolato prima, diviso il momento di inerzia che abbiamo calcolato adesso. E questa è l'accelerazione angolare stimata teoricamente per l'apparecchio di rotazione, questo valore qua. Vediamo le unità di misura, al posto di Newton scriviamo chilogrammi per metro al secondo quadrato, ricopiamo metri, ricopiamo chilogrammi per metro quadrato e alla fine rimane 1 fratto secondo quadrato. Dopodiché radianti ce l'attacchiamo noi, essendo una unità di misura finta, perché ci aspettiamo un'accelerazione angolare, quindi radianti al secondo quadrato. Intuitivamente questo valore vuol dire che ogni secondo che passa la velocità di rotazione, cioè la velocità angolare di questo apparecchio di rotazione, aumenta di
di 0,269 radianti al secondo. Ora che abbiamo calcolato l'accelerazione teoricamente prevista per il sistema, utilizziamo questa formula per calcolare quanto tempo immaginiamo, prevediamo che il sistema impieghi a compiere 8 giri, partendo da fermo, quindi con omega 0 uguale a 0. Con la formula inversa ricaviamo il tempo stimato. Sotto la radice quadrata abbiamo l'accelerazione che abbiamo calcolato poco fa e abbiamo l'angolo descritto che corrisponde a 8 giri. Quindi questo angolo lo calcoliamo moltiplicando per 8 2π greco radianti che è l'angolo giro. Quindi otteniamo 16π greco radianti, cioè 50,3 radianti. Questo è l'angolo corrispondente a 8 giri completi. Andando a sostituire l'angolo con 16π greco radianti, otteniamo un tempo stimato di 19,3 secondi, che ho chiamato tempo T teorico. Ora andiamo a confrontare con il tempo sperimentale che è stato misurato con i cronometri. Il cronometro ha segnato circa 20,1 secondi, quindi vediamo che c'è un buon accordo, però il tempo sperimentale è risultato leggermente più lungo del tempo teorico. Questo si può imputare alla presenza di un debole attrito che ha reso un po' più lenta la rotazione, quindi ha ridotto un pochino l'accelerazione. Il nostro valore teorico di accelerazione era questo e evidentemente invece il valore reale di accelerazione è stato leggermente inferiore a causa dell'attrito e questo ha comportato un tempo di rotazione per fare quegli 8 giri leggermente superiore rispetto al tempo che avevamo stimato teoricamente.